Salve. Ecco. Ecco il batterista dei Crystal Bell Dreams. Abbiamo qui uno scoop molto esclusivo. Esclusivo. No, io la prima volta che ho ascoltato Disintegration. In realtà l'ho ascoltato parecchi anni dopo l'uscita. Pure io. 2000 grosso modo, 18 anni. Ma lo usavo sotto. Però e lo noleggiai quando ancora si noleggiai. E ascoltai questo disco e arrivai alla traccia 10, quello di Disintegration. Ebbe un'emozione così forte, ma nel cuore della notte, ciò, che praticamente c'è, cioè, nel cagotto. Cioè andai in bagno. Grandissimo. Mi sono preso così. Guarda lui che faccia. Un'emozione estrema questa. Io pensavo di essere una cioè, nonostante non rimane no, però il disco che ti porteresti. No, su. In realtà no, perché poi il disco che in assoluto, cioè, amo di cuore è Fate. Me l'ascoltai una notte praticamente in San Lorenzo, che era stato sul terrazzo di casa mia in cuffia, queste stelle cadenti. Prima di ascoltare Giulio Iglesias. No, no, per ascoltare Miguel Bosé, dai, Miguel Bosé. Giulio Iglesias, sei il più grande di tutti. Quello che ti fece venire il cagotto. Ma quello proprio la diarrea spruzzo. Altro che South Park! Io sono peggio di South Park! Esatto, così. Il momento della tastiera stava successo! Qua più aumentava! Pensa che sarebbe contento! Robert Smith per questa cosa! Fantastico! Glielo dirò la prossima volta il telefono a Robert! Glielo dico! Bob! No, ma c'è un vecchio frequentatore delle serate che praticamente dopo un concerto di chiusa incontrò Robert Smith, una lei, una donna, nell'89, mi racconta un che tipo culo. Che stava vedendo di Sonic Youth a Valle Giulia nel 2002, tipo questa qui era incazzatissima praticamente, e andò da Robert Smith nell'89 lamentandosi per vedere Disintegration, dicendo a Robert Smith, certo che hai fatto veramente un disco che è una cagata pazzesca. No! Cioè Disintegration. Porca puttana! Dove ha fatto? E tipo no, dopo si infatti è sentita male! La reazione di Robert Smith fu ultra composta come nel suo sito, se la guardò. Ma thank you che era tipo fuck you, no? Non è che ha capito male lei. Era un mix. Sì, sì, carino, dice lui. Fare un singhiozzo. Allora, c'era questa cosa di posa che magari, sai, il gotico duro e puro, che è solo Fate, senza sì. Seconds e pornografia. Però nel frattempo, cioè, erano passati altri dischi ben peggiori del Cipella. Cioè, rispetto a Disintegration non c'è un bene, cioè non c'è paragone. Kiss me, secondo me è un grandissimo, bello, però è particolare, a me piace un po', vario, cioè. A me fino a Wish piacciono, a me Wish è completo, Wish bello dopo. La Wish era bello appunto, come Rob Smith faceva suo anche lo shoegaze comunque, girava all'epoca, no? Beh sì, a livello chitarristico, diciamo la cosa che non gli è riuscita di fare con il 2004 che ha fatto con Ross Robinson dei Korn, però secondo me non è che gli è riuscito bene. Tu l'hai visto? L'avevi visto quell'anno? Sì. A Bagnoli eravate? Sì, io. No, lui no, io sì. Io l'ho visto. Che tra l'altro è stata la prima volta che li ho visti, molto tardi. Pure a me. Li ho già visti, però io stavo in seconda fila, poi proprio davanti a lui. No, bellissimo. Io loro l'ho sempre visto in prima fila. Io in seconda, solo quella volta sono riuscita però. Cioè, prima volta l'abbiamo visto, tipo io. Sì. Ricordo. Hai anche rimorchiato. Ecco. Io no, invece, non mi sono inculato nessuno. Ecco, perché diceva male. Quando c'era una bagnata, il portale era tipo di no, ovviamente. Però ce n'era un'altra che ti piaceva di più? Era più bello. E allora l'hai anche vinto il suo. Ha vinto. No, io invece ho detto Robert o niente, quindi mi sono attaccata al cazzo. Ovviamente. Sono stata lì così con le mie amiche.
boom, è arrivato così proprio. Però no, c'era un pezzo su quel disco che a me piaceva tanto. È vero, a me piace tanto quello. E pure al tend però mi piace. Ah, sì. Quello mi piace, pure il video è carino. Cioè, è mio, mi per due pezzi. Che dica. Ah, pure quella. Ah, ce ne sono sbagliate, pure l'ultima. Vabbè, sì. E l'ultima? Nowhere, I'm going nowhere, mi pare. Però quella solamente nella versione europea. Ah, non sapevo. Però quelli troppo arrabbiati, capito? Che voleva fare stile corn, stile new metal, secondo me mi sono usciti molto. Mi sento un po' barazzo. A me piace tantissimo. Mamma mia. Che amarezza. No, è vero, infatti c'è. Non è disco. La traccia lì è un disco particolare, quella fine, cioè come. Non è stato molto capito secondo me. Vabbè, una Wilmus Wings. Invece? No, chiedevo. Ma per quanto sia vituperato c'è qualcosa. È cazzonissimo il disco. Cioè, in ci sono poi dei brani interessanti. È vituperatissimo, però qualcosa che si salva c'è pure lì alla fine. Io ricordo fu parecchio blastato. Sì, ho voglia. Ma pure adesso è comunque. Ma ragazzi, parliamo dei nuovi cristalli. Ecco, bravo, c'ha ragione. Novità. C'è anche il microfono. Mamma mia! No! No! Sì. Ah, ecco, a proposito del nome, io ho una domanda da paparazzo. Vai, vai. È da deficiente anche. Primo piano Emma, come lui, che tanto è. È lui il portavoce del gruppo. Sì. No, la prima volta che il bassista surclassa il cantante. Se prendi il nome del gruppo, poi guarda. Ecco, allora è lui l'esperto. No, è una domanda, direi, alla Marzullo. È una domanda alla Marzullo. Chris... è un sogno. No, è quasi. Ma Christabel Dreams vuol dire Christabel sogna o i sogni di Christabel? Ovviamente Christabel sogna. Ecco. Veramente significa i sogni di Cristo. Ecco. O Cristo sogna? Vediamo. Cristo sogna. Quindi il vostro chitarrista. Il lato mistico che parla del vostro chitarrista qui. Buona una. Basta. Ho sputtanato tutto, basta. Finito perfetto. Questa la tagli però, eh. Questa la taglio, come si fa? Come si fa? Ormai la ormai. Vabbè, lo salutiamo pure. Ciao Jesus. Dove sei Jesus? Alleluia. Reach out and touch.